Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play e su Stellaris con la nostra tecnocrazia Octi che cerca di trovare il suo posto nella galassia. Allora, cosa è successo nello scorso episodio? Abbiamo incontrato probabilmente la flotta più potente della Chiesa della Luce, Chiesa della Luce che abbiamo già affrontato in due sistemi, anche se il gioco dice che in questo sistema non l'abbiamo affrontata, però l'abbiamo battuta. E qui sull'Erzumon abbiamo trovato, come vedete anche da questo simbolino qui, dei Marauder. Fra queste navi c'era una nave che si chiamava, ma probabilmente non era, Battleship. Allora, qui abbiamo delle navi ostili, però non penso che appartenessero a quella fazione. La nostra flotta militare, il nostro squadrone Nautilus I, non ha subito danno perché siamo riusciti a fuggire in tempo e stiamo ritornando verso il sistema Octis, nella speranza che nessuno ci segua. In questo momento la nostra nave scientifica si trova sul sistema Feldazir, che dovrebbe averlo completamente scansionato. Questo l'abbiamo completamente scansionato, sì, e questo uguale. Dobbiamo andare con la nostra nave da costruzione, che è già qui, a completare le opere su questo pianeta qua, su questi pianeti qua. In questo momento abbiamo estratto i 4 di energia da Eldrak II e dobbiamo andare su Eldrak III a prendere sia l'energia sia i minerali. Quindi andiamo a prendere la nave da costruzione, tasto destro. No, perché? No, scusate. Ah, già non abbiamo i soldi. Ok. Questa è la nave da costruzione. Sì. Ok, e andiamo a vedere il nostro squadrone Nautilus se si dovrebbe trovare qui sul confine. Ridiamo il tempo a velocità normale per adesso. Intanto scusate ragazzi per i rumori che vengono da fuori, ma come al solito fanno i lavori vicino a casa mia, quindi non ci posso fare niente. Allora ragazzi, qui su Feldazir ci dice che abbiamo ritrovato delle tracce ioniche che conducono a questo sistema stellare. Che dovrebbe, insomma, dobbiamo andarci, però noi ci siamo già andati. Proviamo a vedere un attimino se, aspettando un attimo, venissero ad attaccarci loro. Non penso. Ok, intanto abbiamo completato la costruzione nello spazioporto di Dabul e abbiamo il secondo Nautilus Squadron, ovvero una sola nave. Eccola qui, una corvetta Yangogga. E dunque ragazzi, allora in questo momento non possiamo fare l'upgrade dello spazioporto perché ci manca la ricerca. In questo momento abbiamo i robot che non vanno avanti perché ci sono delle analisi, come vedete in corso. L'unica cosa che sta andando avanti è Blue Laser, che fa più danno del laser normale. Non troppo, ma comunque un po' di danno in più. Lasciamo a Fastest la nostra. Ok, abbiamo trovato. Attenzione, che ci sono un po' di cose che succedono. Allora, Crystalline Entities. Ok, rapporti su queste strane creature fluttuanti, tipo oggetti fluttuanti tipo cristalli osservati in alcuni sistemi, è stata sottoposta a investigazione, a indagine. La dimensione degli oggetti è circa quella di una nave e la loro. Ah, e hanno dei satelliti molto più piccoli, ma comunque a forma di cristallo, che all'inizio ci sembravano inerti, ci sembravano dei semplici oggetti, però a un certo punto cambiano il loro orientamento relativamente alla nostra nave e una nuova fonte di energia appare dal prisma, indicando che potrebbe essere pericoloso approcciarli. Potremmo provare a ingaggiarli con i rischi direttamente, insomma, possiamo provare a approcciarli direttamente o sorvegliarli dal remoto. Io direi di sorvegliare anche questi dal remoto, ragazzi, perché abbiamo già abbastanza problemi per quanto riguarda la Chiesa della Luce in questo momento. E direi, come vedete, blocca la ricerca della fisica, che è l'unica libera, quindi vabbè, non stiamo ricercando niente in questo momento. No, è finito già quello della Society, perché è proprio quello della Society che ci ha permesso di apprendere queste informazioni. Ok, Feldazir, ragazzi, Feldazir, ci portiamo i primi due squadroni, quindi semplicemente questa nave qui unita a questa. Dovrebbero essere 6 Yangogga quando si fondono. Andiamo fast. Si dovrebbero fondere. Quanto vi ci vuole? Ah, ok, ragazzi, un'altra cosa. Unemployment. Disoccupati.
Alcuni dei cittadini che sono nati nelle lande delle nostre terre, come lui e lui soprattutto, non hanno lavoro, cioè loro hanno lavoro perché estraggono i minerali dal sottosuolo, però non hanno una struttura che potenzi, come per esempio il mining network qui, che potenzi questo tipo di estrazione. Quindi cosa facciamo noi qui? Qui cosa possiamo costruirci? Ci possiamo costruire o un laboratorio scientifico che non abbiamo in questo momento sul nostro pianeta, però come vedete qui abbiamo 1, 2 e 3 caselle dove viene prodotta ricerca, quindi potrebbe essere più logico costruirlo lì. Potremmo andare a costruire un silos di minerali che ci permetterà di accumulare più minerali, dovrebbe aumentare di 1000, quindi da 5000 andiamo a 6000. Oppure possiamo andare a aumentare la nostra produzione di energia elettrica. Facciamo questo, ragazzi. Successivamente andiamo a togliere di mezzo perché vogliamo. Ah, non abbiamo abbastanza cristalli. Sì, minerali. Ok, allora, questi squadroni ancora non si sono uniti. Poi cosa abbiamo? Abbiamo i. Ah, ecco qui. Questa è una cosa bellissima. Quando si analizzano i detriti, si può andare avanti nella ricerca in generale, come vedete, physics research e engineering research, oppure avere un bonus a una ricerca specifica. Questa è una cosa fantastica perché magari distruggiamo una nave che ha il mass drivers e quindi otteniamo dei dati molto importanti su quel tipo di ricerca, su quella ricerca specifica, e magari dati molto più frammentari e ridotti su, in generale, la, diciamo, l'ambiente che riguarda quella tecnologia particolare. Quindi abbiamo analizzato questi detriti, stiamo parlando del sistema, penso, Feldasir. E adesso stiamo analizzando Yolta, dove c'è un mondo desertico. Allora, ragazzi, in questo momento lui ha più 9 ordini. Io direi di iniziare a prevedere un giro di questa zona. Considerate adesso siamo a 50 ordini in coda. Per adesso facciamo così. Quanto siamo? 66. 72 ordini. Lì ci vorrà molto, 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 molto. Questi due squadroni si sono uniti. Riportiamolo a Feldasir, ragazzi. Io voglio vedere se c'è qualcosa che ci fa, boh, andare avanti. Non lo so. Ok. Tanto sta arrivando un Placid Leviathans. Potenza 78 nel nostro sistema, no, lo sta ignorando. Siamo a Feldasir. Ora, abbiamo intanto un grado aumentato per lo scienziato Alorig. Scienziato Alorig, che probabilmente è uno dei ricercatori, esatto, quello della società. Ok, quindi abbiamo un più 9 dato da più 4 e più 5. Andiamo a riprendere. Ok. Abbiamo continuato a analizzare questi oggetti a forma di cristallo. Le entità cristalline, il nome è un compromesso fra le fazioni degli xenobiologi e gli xenogeologi su Dabul, perché effettivamente, ragazzi, sono entità, ma sono anche cristalli, sono probabilmente vive. Un nome iniziale e più descrittivo per loro è materia silicio animata. Hanno veramente poco in comune con la vita biologica. Sono esseri solitari. Ogni cristallo individuale è visto raramente con più di una sentinella o un'entità più piccola. A parte questo, la cohort dovrebbe essere forse quelli che gli girano intorno. Ok. Non ci sono praticamente informazioni sociali o gerarchiche riguardanti queste entità. Le entità sembrano non accoppiarsi. E per quello che siamo riusciti a osservare, sono molto. Ah, ci sono praticamente ci sono cristalli più vecchi e più giovani. Contrariamente a un'ipotesi iniziale,
Ah, la loro probabilmente The Shift Hue, ok. Non dipende dalla loro età, forse la loro potenza, penso, ma dalla carica interna che può essere violentemente rilasciata. E sembra che ci siano delle sporadiche fluttuazioni nella carica che alterano relative proprietà del cristallo. Ok. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto il modificatore Crystal Sonar all'impero. Spendiamo 30 energia per fare un Instant Survey. To Instant Survey any Crystal. Ok, quando entriamo in un sistema dove ci sono delle entità cristalline, possiamo spendere 30 energia per farlo subito. Ci ho capito qualcosa? Proviamo a vedere se. Dunque, mi sa che erano qua. Andiamo a vedere se Empire. Empire, forse a government. Budget policies. Policies. Crystal Sonar. Ok. Possiamo permettere alle nostre flotte di usare una tecnica speciale quando incontrano un'entità cristallina. Ok, con 30 energia facciamo un survey istantaneo. Quando troviamo una di queste entità, cos'è questo? Questo è un editto. È un editto che cliccando qui si aggiunge. Ci costa 1 di mantenimento di influenza al mese. Quindi scenderemo a 2. Però ci permette di fare un'analisi diretta del sistema, lo potremo fare dopo. Praticamente, ora, intanto siamo qua dentro, ragazzi, con il nostro Nautilus Squadron, ma non abbiamo scoperto niente. Andiamo a esplorare un attimo la zona. Vediamo se troviamo qualche cosa interessante qua intorno. Omicron per 6. Attenzione, che abbiamo una flotta ostile. Space Ameba Ortus 452 di potenza. Direi che è il caso di levarsi di culo. Va bene, ragazzi. Allora andiamo qua. No, ma. No, gli Space Ameba. Vabbè. Andiamo qua. Anzi, fermiamoci su Eldrak. Sì, vai su Eldrak, però. Perché voglio. Speriamo che non ci aggrino. Ok. Perché voglio provare a attivare l'editto nel momento in cui entriamo. Pagare e disattivare l'editto. Sì, praticamente paghiamo solo uno. Se lo paghiamo, perché quell'editto ovviamente va attivato e noi non vogliamo tenerlo attivo perché non penso, almeno per le mie scorse esperienze, non è che ci sia poi proprio tutta questa. Dov'è il nostro squadrone qui? Ok, non è che proprio ci sia questa abbondanza di cristalli a giro, eh. Ok, lo squadrone sta andando. 110304, direi che lo possiamo attivare e possiamo dirigere la nostra flotta verso questo luogo qua. Mettiamo il tempo a velocità normale nel momento in cui la vediamo partire. Ok, come vedete siamo a più 2, no, perdiamo un mese, come vedete, adesso c'è il cambio di mese. Abbiamo trovato un'anomalia. Ok, su Yotla IV abbiamo una configurazione geometrica dei minerali attraverso, cioè nella fascia degli asteroidi di H7712, è probabilmente di origine aliena, facciamo una ricerca. Ok, penso, esatto, di essere a velocità normale, guardiamo cosa succede. Crystal Sonar. Ok, ci arriva semplicemente proprio la notifica. Il primo squadrone Nautilus ha incontrato un'entità cristallina nel sistema Taramba. Usando un po' della nostra energia stoccata, le nostre navi possono essere in grado di generare un'intensa esplosione ad alta frequenza, però è che è innocua, da sparare alle entità cristalline. Queste entità che si comportano come dei prismi e fanno risuonare questa frequenza, potrebbero far rimbalzare questa nostra analisi a giro per il sistema e far ritornare i dati indietro ai sensori della nostra nave. Do it.
Punk. E abbiamo fatto in questa maniera, penso, un'analisi. Guardiamo un attimo cosa ci dice. Esatto, abbiamo un interlevel high perché ci siamo lì. E poi abbiamo questi cristalli e tutti i dati che ci interessavano su questo sistema. Cosa c'è? Ci sono due Society Research. Ok, questa traccia qui possiamo seguirla? Vediamo come funziona. Penso di sì, eh. Non penso che questi ci vengano a aggrare, no, invece girellano. Potrebbero proprio venire ad aggrarci, ragazzi. Allora, intanto abbiamo costruito la costruzione sulla superficie di Dabul. Tasto 1, andiamo a selezionare Dabul. E dunque, cosa abbiamo completato? Questa. Tu stai già facendo. Abbiamo un po' di soldi da parte. Direi che è il caso. In questo momento stiamo in carenza di ricerca della società. Quindi andiamo a distruggere questo. Ci vorranno 112 giorni per farlo. E poi andremo a... Siamo attenti perché non vorrei ingaggiare quelli. E poi andremo a costruirci un laboratorio scientifico. Quando ci sarà ovviamente il... Sì, ma posso seguirla questa? Io volevo capire questo, perché c'è una traccia, Detect FTL Trail, bla bla bla, bla bla bla. Ok, non ci dici niente. Ok, ragazzi, allora, vi dicevo, Battleship. Battleship mi ha spaventato, perché comunque ho giocato poco al gioco in generale. 10 ore per questo tipo di giochi non sono niente. Sto ritornando nel sistema qui per ridare un'occhiata, sperando che non siano proprio lì sulla porta. Ok, sono lì sulla porta, vero? No, primo squadrone Nautilus. No, non abbiamo neanche informazione, a dire la verità. Ok, no, c'è Corvette, Corvette, Corvette e Battleship. Allora. Battleship, ragazzi, è l'ultimo livello di nave che si può sbloccare. Praticamente c'è Battleship, Destroyer. Come cazzo si chiama quell'altra? Cruiser. Cioè, scusate, Corvette, Destroyer, Cruiser e Battleship. Sì, ma io l'ho fatta una Battleship in un'altra battaglia, in un'altra partita, cioè. Hanno tipo 2000 da sole di potenza. Questi erano sui 240, se non sbaglio. No, forse di più. Sì, ma questa... Cioè, io volevo capire, no? Io sono nel sistema. 218. Ok, c'è una battleship, ma... Raikteus Class. Jalmuk Class. Ok, allora, Battleship Temple of Light. Mentre questa qui è Corvette. Quindi questa è proprio una battleship. Debolissima, ma è una battleship. È piccola per essere una battleship, lo dico, eh. Cioè, questa è una corvette, è grossa. Po' due corvette al massimo, ma nemmeno. No, sono tornato qui per analizzare perché non mi ricordavo. 218 è il nostro obiettivo, ragazzi. Non è tanto, ce la possiamo fare. Siamo a 187 in questo momento, se ci pensate. Prendiamo il nostro squadrone e lo riportiamo a Octis. Allora. Dobbiamo assolutamente costruire delle nuove navi se vogliamo affrontare quella minaccia. Andiamo a cliccare sul più, ancora non abbiamo sbloccato niente per la nostra stazione. Ci stanno aggrando, vero? Esatto. Riparti, riparti, riparti. La Gilded Cage. Il minerale da costruzione. Ah, forse questa era l'anomaly. Sì, era l'anomaly. Anomaly dov'era? Nel sistema. Ah, sull'asteroide, la forma strana delle cose. Era una stanza. Ok. Fatta dello stesso tipo di minerale che è tipicamente usato nella tecnocrazia Octi. Madonna. Che nome difficile ho scelto per questa fazione. La costruzione è un icosico, è una forma tridimensionale. Lo scan di risonanza ha indicato che è per lo più vuoto, penso. E doveva essere abitato. Ok.
Lo scienziato Banog riporta che è stato difficile sapere qualsiasi cosa all'interno della costruzione, ma gli ingegneri che sono stati. Ma stress. Allora, vabbè. Praticamente Banog ha preso 100 di esperienza e ha il tratto esperto delle Voidcraft. Allora, questo ragazzi potrebbe essere il momento di cambiare qualcosa nella nostra ricerca, perché noi abbiamo un leader qui che non è adatto alla ricerca. Sulla nostra nave spaziale abbiamo un leader che intanto è a livello 3 e poi ha esperto nella Voidcraft. Questo gli dà una velocità di ricerca aumentata per le ricerche della Voidcraft, che sono tipicamente della fisica. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a prendere lo scienziato Banog e lo mettiamo qui. Eccolo qui, Banog, abbiamo semplicemente cambiato. Mentre qui non c'è più nessuno, quindi ci inseriamo lo scienziato, l'unico libero, ovvero Taglaro, che comunque ha 54 anni e ha anche un'abilità di prendere, anche l'abilità di prendere più velocemente esperienza. Penso che gli ordini che abbiamo dato alla nostra nave scientifica siano rimasti, esatto, in, diciamo in pila, chiamiamolo così. Ok, siamo ripartiti, perfetto, siamo riusciti a sfuggire di nuovo a quella flotta. Vediamo se qui incontriamo, perché non so se ci sono mai andato qui. Placid Leviathan, niente di che. Allora, ragazzi, abbiamo completato una ricerca. Oh, possiamo fare una nave coloniale. Non la faremo adesso. Comunque, allora, Luis abbiamo detto che è lo statecraft, ovvero questo, che ci sblocca survey data. Possiamo vedere i dati delle indagini degli altri imperi all'interno dei loro bordi. Ok. E questo qui invece ci aumenta il range dei nostri bordi, quindi potremo andare a inglobare più roba all'interno della nostra fazione, oppure potremo aumentare la capacità delle nostre navi, l'influenza più 1 al mese, e sbloccheremo l'editto della propaganda che ci darà più 10% di felicità per 10 anni al costo di non lo so, dovrebbe essere un costo fisso. Oppure abbiamo la clinica di frontiera che ci aumenta l'abitabilità di 5 e produce 2 di cibo. Però ci costa 150 cristalli. Questa sono 600, ovvero 111 mesi, ragazzi. Mentre questa qui, per esempio, sono 45 mesi. Facciamo questa, poi vedremo di farla più avanti quella. Allora, non so se è chiaro, ma le ricerche sono tipo, appunto, si pescano. Cioè, ci sono quelle opzioni. Ci sono un sacco di ricerche che possono. Calmi, che possono aumentare il numero di carte, diciamo, che si pescano, quindi il numero di opzioni che abbiamo di ricerca, però funziona sempre in quella maniera, cioè non è che c'è un albero che io voglio arrivare a quella, quindi prima devo fare quella, quella, quella. Alcune saranno ovviamente da sbloccare, nel senso non possiamo fare la ricerca della Power Plant 4 prima di aver fatto quella del Power Plant 3, però diciamo che ci sarà un mazzo di quelle disponibili e noi pescheremo da quelle. Quando ne faremo una, sbloccheremo le altre, sempre da pescare casualmente. Allora abbiamo fatto questa, intanto guardiamo se ci sono coloni che non stanno facendo niente. No, perché lui sta estraendo i 136, me li voglio tenere. Perfetto. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il survey di questo sistema. Questi due asteroidi hanno un bel po' di roba. Wow, questo è fantastico, però è un mondo desertico, è decisamente l'opposto del mondo oceanico. Ok, vabbè. Allora, e facciamo altre navi? Perché la mia idea era quella di mantenere un profilo veramente basso nei confronti almeno degli imperi, per forza, fino a che non avessimo sbloccato i destroyer. Allora, io farei un altro paio. Noi di armi non abbiamo sbloccato niente, vero? Andiamo a vedere un attimo la Yangogga. Abbiamo solo il red laser, perché il blu laser lo sbloccheremo fra 24 mesi. Sì, direi di fare un po' di navi. Siamo a 8 su 13, facciamo una Yangogga e un'altra Yangogga.
Quanto hanno ogni Yangoga di potenza? Non ce lo dici qui. Power sta gran chip de cazzo. Dunque, military power 23,32. Quindi 187 più 23 andiamo circa a 110, 210, quelli erano 218. Teoricamente con due navi riusciamo a sorpassare la loro potenza, però ragazzi non fidiamoci di questo tipo di potenza perché si basa ovviamente su una nave che ha un solo tipo di arma. E soprattutto il discorso che abbiamo fatto l'altra volta è che loro hanno una nave più grossa. Nave più grossa vuol dire che quando la buttiamo giù cala drasticamente la potenza, ma fino a che non la buttiamo giù quella nave continua a sparare, quindi è molto pericoloso. La nave Sassamiglus, la nostra nave scientifica, ha incontrato le entità cristalline nel sistema Senelok. Ah, tra l'altro abbiamo ancora... Vabbè, vogliamo farlo? Sì, vogliamo farlo, spendiamo 30 energie. Abbiamo fatto un'analisi completa del sistema Senelok. Qui abbiamo anche un mondo abitabile. Wow. Abitability 100 per... Wow, un Gaia World! Allora ragazzi, questi qui sono mondi fantastici. Io considerate, ho fatto un'altra partita con dei rettiliani che stanno nei mondi aradi... sì, arabi. Aridi. Questo tipo di mondo praticamente è adattabilità 100, abitabilità 100% per tutti. Questo è un mondo perfetto. Ok? Quindi qui possiamo andare tranquillamente a colonizzare e colonizzare questo potrebbe essere un'idea molto buona perché come vedete abbiamo un'ottima zona di spazio intorno a lui, a differenza magari di questo che non abbiamo analizzato molto, come vedete qui non abbiamo fatto nessuna indagine, però potrebbe essere magari, non lo so, non lo so. Comunque stiamo esplorando ancora, quindi direi di tenercelo buono, non abbiamo fretta di espanderci. Construction complete. Allora, abbiamo completato la costruzione dello spazioporto, quindi abbiamo le due navi, secondo squadrone Nautilus, 46 di forza di combattimento. Voi non siete feriti, vero? No. Però entrate un attimo qui e vediamo un attimino di fonderli magari dopo. Abbiamo però abbastanza cristalli da fare un'altra nave, siamo ancora più 5 con l'energia, quindi ce lo possiamo tranquillamente permettere di fare almeno, io direi, un altro paio di navi, mentre i nostri cristalli crescono. Nostri, io li chiamo cristalli, ma sono minerali. Construction complete. Abbiamo completato quindi anche quest'altra nave. Un'altra Yangogga. E adesso fondiamo tutto quanto. Construction complete. Ok, allora pausa. Fondiamo, andiamo via. Ok, il primo squadrone Nautilus è composto adesso da 12 navi, 10 Yangoga e 2 Angoga. È pronto a partire alla volta della sua missione. La proviamo, ragazzi. Io direi di fare un bel salvataggio. E vedere un attimino se ce la facciamo a colpire questi maledetti. In maniera pesante. 280 li surclassiamo. Non troppo come potenza, però siamo anche a 12 su 13. Effettivamente potevamo mettere l'ultima nave. Hostile Fleet Present. Allora, ragazzi, qui stiamo attenti perché cosa vuol dire? Nel sistema ADAR non c'è nessuno però nel sistema ADAR, c'è solo la nostra stazione. Non penso che vengano a rompere il cazzo alla stazione, vero? Spero di no. Andiamo, noi però adesso siamo concentrati su questo tipo di missione che abbiamo. Ripartiamo, abbiamo guadagnato un grado intanto con lo scienziato Banog che è a livello 4, quello a capo della ricerca. Esatto, più 13 ragazzi, più 13, buono. E abbiamo 10 mesi rimanenti al blu laser. Eccoli che partono, riduciamo il tempo a velocità normale e vediamo l'ultimo nostro tentativo di attacco. 280, la loro potenza è rimasta uguale, quindi non crescono, e questo è buono, a differenza magari di un impero che ovviamente va a costruire nuove navi. Vediamo cosa riusciamo a fare, ragazzi. Per la prima volta, una battaglia che dovrebbe, forse, questo è un laser blu. E noi ovviamente stiamo concentrando la nostra potenza sulle corvette, che se riusciamo a buttare giù va benissimo, ecco una è scoppiata intanto. 193, 280, abbiamo buttato su una corvette.
Se riuscissimo, forse ce la facciamo, dai ragazzi, ce la facciamo, siamo in vantaggio. Se riusciamo a buttare giù tutte le corvette prima di... Sì, dai, questa battleship va giù a una velocità allucinante, ce la facciamo. Abbiamo avuto troppa paura. Abbiamo avuto troppa paura. C'è ancora una corvette viva, tra l'altro. La battleship è distrutta. Bene, ciao, ciao. Ci si. La flotta dei cultisti è distrutta. Ok, buono. Allora, cosa è successo? Abbiamo quindi liberato, diciamo, questo sistema dalla l'oppressione dei cultisti. Andiamo a disattivare questo editto, così guadagniamo più influenza. Però io, ragazzi, non so se è... considerate che questo episodio lo sto registrando prima di pubblicare l'episodio 1. Non quello 0. Quello 0 l'ho già pubblicato, quello 1. Però io questa cosa qui non so che cazzo devo fare. Track on map. Vabbè. E niente, torniamo a curarci. Cliccando questo tasto automaticamente tornerà indietro il nostro amico qui. E vediamo. Intanto abbiamo guadagnato un grado con lo scienziato Taglaro, che è quello della nave scientifica. Potremmo anche, ragazzi, fare una analisi, visto che abbiamo un timed project, ovvero i detriti. 1786 giorni, potremmo... Dunque, quanti ordini hai in coda te? Quindi questi sistemi qui, ok. Allora, facciamo una cosa, clicchiamo E sul sistema. Tasto destro, research project. In questa maniera vedrà direttamente qua a fare questa ricerca. Poi c'è il sistema Scella, vi ricordo. Che, vabbè, lasciamo perdere. Poi, shift... tasto destro, survey system, shift tasto destro, survey system, survey system, survey system, survey system e survey bla 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 bla. Ok ragazzi, allora qui c'era la flotta livello 400, sì, livello 400, vabbè, come cazzo parlo. Allora, adesso direi che è il caso di iniziare a pensare ad una crescita per il nostro impero, la realizzazione di una colonia. E Selnok, oppure anche questo, guardate qui, anche Otriga, un Ocean World. Abbiamo completato una ricerca nel frattempo, dovrebbe essere quella di laser, no, i robot, ragazzi. Ok, come funzionano? Nuova ricerca. Intanto quella la facciamo. Possiamo fare lo spazioporto livello 2. Però, perché? Perché... Engineering, scusa. Mettiamoci quello. Lui. Sì. E qui ci mettiamo quello libero. Lui. Ok. Perché, come vedete, questo è uno spacecraft. Voidcraft. E questo è Voidcraft. Allora, come vedete, abbiamo più ricerche qui. Possiamo fare il Batarian Power Plant, che ci sblocca sulla mappa la risorsa strategica Batarian Stone. Praticamente un Batarian Power Plant produce 5 di energia, 6 di energia al costo di 1, può essere potenziato fino a produrre 15, oppure l'Engineering Facility, che ci è un laboratorio di secondo livello focalizzato sulla ricerca dell'ingegneria. Armatura in materiale nanocomposito, oppure questa ricerca qui, che come vedete abbiamo già 48 dato le nostre analisi dei detriti. Ma io direi di andare su questa, anche se richiederà 61 mesi, ma ci permetterà di sbloccare lo spazioporto livello 2 e il modulo dello spazioporto per la costruzione più veloce delle corvette. Praticamente avremo un più 25 e un meno 10 ai costi. Ok ragazzi, possiamo concludere qua. In Ascella abbiamo trovato gli Epsilon Alien. Sono sicuramente gli alieni migliori del mondo. Andiamo un attimino a vedere cosa sono. E dicevo ragazzi, possiamo interrompere qua l'episodio. Abbiamo sconfitto a quanto pare tutta la flotta della Chiesa della Luce. Anche se probabilmente c'è qualcosa che si è buggato. Ah, questi bug. Perché nel sistema Feldasir abbiamo visto che non c'è più niente. Abbiamo abbattuto la flotta, ma non ce l'ha considerata come missione completata. Non so come mai. Speriamo che non sia fuggito qualcosa a giro. Se così fosse, non saprei dove andarlo a cercare.
Comunque, come vedete, ragazzi, ci sono un sacco di sistemi intorno. Però, analizzando, magari potremo anche ritrovarli più avanti e vedere di abbatterli del tutto. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break to Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.